Se sei appassionato di anime, la risorsa che sto per mostrarti per i giorni ti farà esplodere la testa. Infatti, ho trovato un link ad una library dove sono raccolti tantissimi stili per creare le tue anime con Midjourney che puoi utilizzare come reference. Vieni con me che ti mostro questa risorsa incredibile. Siamo su midlibrary.io Categories Niji e questa è la collezione di anime style. Guarda che meraviglia, praticamente possiamo trovare tantissime informazioni su stili di anime e personaggi da utilizzare per creare le immagini. Guarda che spettacolo queste in stile Bloodborne, ma veramente ce ne sono tantissime. Possiamo trovare tantissima ispirazione per creare delle immagini uniche con Midjourney. Guarda che figata queste mecha anime style, piuttosto che Mononoke, piuttosto che Mushishishi. Naturalmente puoi usarlo come punto di partenza per la creazione delle tue immagini. Qua troverai nomi di artisti specializzati nella creazione di anime, giochi, nomi di autori di anime, nomi di anime vere e proprie, stili, veramente c'è di tutto. Il link è questo, midlibrary.io Categories Niji. Fammi sapere che ne pensi. Ok, questa risorsa è incredibile, veramente se sei un nerd appassionato di anime non puoi assolutamente non scoprire questa risorsa. Fammi sapere che ne pensi, lasciami un commento e se vuoi suggerirmi qualche immagine che potrei generare con uno o più stili particolari anime, scrivimelo perché appunto ne voglio divertirmi a creare un po' di immagini in questo stile che in realtà non utilizzo molto, ma che secondo me ha fatto un salto incredibile in termini di qualità grazie appunto all'introduzione di Niji 5, quindi la versione 5 del motore di creazione di anime.